Ciao, sono Emilio, sono qui dal 98 in questa cooperativa e sono venuto qua perché mi sono ammalato, ho avuto problemi a livello psichico e mi hanno mandato qui a lavorare praticamente. Qua fai due cose, no? Lavori e soprattutto vieni anche assistito se hai problemi, hai bisogno di parlare o hai bisogno di aiuto, sono sempre pronti a darti una mano, insomma. Praticamente questo posto è un oasi in mezzo al deserto per le persone come me, insomma. La cooperativa ti aiuta a superare questa situazione, ad avere un lavoro, guadagnare un stipendio, perché noi qua lavoriamo, io e anche per la cooperativa, perché ci teniamo alla cooperativa. Bisogna avere un atteggiamento positivo, prima di tutto, e lottare, combattere, non arrendersi. Va bene, oggi cadi, domani un altro giorno, cadi di nuovo, non importa, dopo domani ti rialzi, cioè non devi mai mollare, mai. È la malattia che ti fa vedere nero, ma le strade ci sono, cioè uno può, ma veramente, perché io ho conosciuto persone che sono guarite, quindi si può anche guarire, e ho conosciuto persone che sono diventate molto più forti del male. Voglio ringraziare gli amici del Solco, perché qui ho persone che mi vogliono bene. E oltre, va bene, lavori anche tanto, però anche ti fai anche tante risate, si scherza, si ride. Loro mi hanno salvato, insomma. Io quando stavo male e ero rimasto solo per anni, ci stavo male, non capivo questa cosa. Poi ho capito, se mi fossi fatto aiutare in quel periodo là, non avrei avuto sempre il dubbio di essere un debole e di non farcela, no? Invece così, da solo, prima di venire in cooperativa, ho lottato tantissimo e ce l'ho fatta da solo, insomma. E sono diventato più forte e so che ci sono riuscito io, insomma. E questa è una soddisfazione grandissima.